Questo Belocar è insomma regolare o non è regolare? A mio parere, questo Belocar presenta dei motivi di illegittimità. Chiamatelo il Velox della discordia, è lo strumento installato sulla cavalcavia della variante lungo la statale 16, poco dopo la caffetteria, tanto per intendersi. 30.000 al momento le contravvenzioni elevate per il superamento del limite di velocità di 70 km/h. Salassi per gli automobilisti, a difesa dei quali è già battaglia legale con il comune di Falconara. Io ho attuato un percorso conciliativo con il comune di Falconara e ancora la Comarche non ha invitato alcun utente a presentare ricorso, ma sicuramente dovremmo ricorrere al giudice di pace. Ma perché il Velox sarebbe illegittimo? La distanza inferiore al chilometro dal segnale che impone il limite di velocità è lo strumento, l'ampio tratto interessato, circa 8 chilometri, la scarsa visibilità della segnaletica, ma soprattutto il fatto che sia stato installato in osservanza della normativa Maroni del 2012, poi superata però da quella Minniti del 2017, che, in estremissima sintesi, dettava i modi per una nuova rivalutazione della sinistrosità dei tratti stradali. L'amministrazione falconarese, non più tardi di mercoledì, ha annunciato una fase di approfondimento avviata. Tradotto, si procede allo spegnimento? Ben venga la prudenza e ben vengano tutti i mezzi posti dalle amministrazioni, sia statali che periferiche, quindi anche i comuni, che tutelano la vita umana, però rispetto della legge. Qui ci sono delle persone che si sono rivolte alla Comarche, che hanno preso oltre 20 contravvenzioni.